Ma io devo dire che sono molto contenta di questo inizio stamani, dell'inizio di questo progetto che abbiamo deciso di avviare. Mi sembra un buon inizio, mi sono piaciute le parole di Gianni, mi è piaciuta moltissimo, ne sono onorata, diciamo, della presenza di Carlo qui con noi. Ed è bello che sia stato utilizzato un linguaggio della terra e del cibo. Nutrizione, nutrire, campo aperto. Io spero che sia una scelta che magari ci conduce ad un modo utile per appoggiare i piedi a terra, per tornare a respirare profondamente attorno a noi, perché quel 48% che da tutti è stato evocato ci consegna sicuramente una grande responsabilità, ma io credo che ci debba rendere molto consapevoli del rischio di un appagamento, conseguenza di questo numero così grande. E allora mi chiedo, cos'è che serve oggi per nutrire la democrazia? Dopo una fase di anoressia, di rigetto? Servono parole importanti come quelle che sono state usate: democrazia, sovranità, potere, popolo, felicità, poesia, politica, sofferenza, cura. Tutte parole piene di senso, ci servono parole, ci serve pensiero, ci servono alcune sfide da mettere in campo, da usare. Ci serve passione, ci servono sentimenti per poterle giocare queste sfide, però credo che sia fondamentale per far tornare profondamente in connessione leader e popolo, uno dei temi che io credo noi abbiamo sul tavolo in questa fase. E allora sicuramente ci servono visione e ci serve concretezza, la capacità di vedere lontano ma anche di agire quotidianamente, orizzonti quindi e tappe. Allora che cosa c'entra il cibo con la sinistra? Beh, forse se non fosse intervenuto Carlin Petrini in molti se lo sarebbero chiesto, però io credo che il suo contributo ci abbia aiutato molto a ragionare, in molti di noi stiamo cercando di farlo da anni, ma non sempre la sinistra ha avuto orecchie attente. E credo che oggi dobbiamo farlo per forza, perché questa sfida di Expo va letta per quello che avrebbe potuto essere e che io spero possa ancora essere. E la sfida di Expo, a mio parere, va letta con quel filo rosso che tiene assieme il fatto che un pezzo enorme del globo oggi non ha un dollaro per comprarsi una ciotola di riso e quindi per sopravvivere, e un'altra fetta di questo mondo molto più esigua, che è stato più volte, tema è stato più volte richiamato, è in grado di movimentare tonnellate e tonnellate di derrate alimentari, di grano, di sementi, eccetera, non tanto perché vuol comprare quel bene, ma perché specula sul prezzo e quindi conta di poter rivendere queste grosse quantitative di derrate a un altro prezzo. Però mi sento anche di dire che questo avviene anche di fronte a una consapevolezza che comincia ad esserci in giro. Guardate, qualcosa sta cambiando, non ci sono orecchie disattente diffusamente ai temi di cui stiamo discutendo, e tanti cittadini stanno cambiando i propri comportamenti in molta parte del mondo occidentale, anche nel nostro paese. Mi riferisco a un consumo più consapevole, mi riferisco alla scelta dei gruppi di acquisto solidale, mi riferisco a persone che cominciano a scegliere di investire i propri risparmi in aziende agricole, i cosiddetti gruppi di acquisto della terra. Non si comprano azioni, si comprano quote di potenziali aziende in cui magari vanno a lavorare giovani agricoltori che tornano alla terra. Sono comportamenti che cominciano ad esserci, che cominciano ad allargarsi, che ci dicono che qualcosa di nuovo è possibile, che un cambiamento è possibile e che io credo vada anche accompagnato con strumenti normativi, con aiuti, con sostegno. Ed ancora penso a quello che sta accadendo con gli orti urbani, ma non lo cito come tema folcloristico, eh? Ancora una volta sono tendenze che hanno a che fare col bisogno
ma anche con un'acquisizione di consapevolezza di che cos'è la terra, di che cos'è il cibo, di che cos'è la stagionalità, delle cavolate che sentiamo raccontare molto spesso anche negli intrattenimenti televisivi di cucina, che ci fanno credere che le zucchine ci sono tutto l'anno. Insomma, ed ancora penso agli obiettivi grandi, a quello della FAO, fame zero nei prossimi anni, e il constatare che con gli sprechi alimentari dell'Occidente oggi si sfamerebbe tutta l'Africa subsahariana. E chiedersi ancora perché al mondo il numero dei bambini obesi supera quello dei bambini che non hanno accesso al cibo. Quindi i paradossi dell'Occidente in cui noi stiamo vivendo. Ed ancora nel sud del mondo il 93% delle donne si occupa di approvvigionare le proprie famiglie di derrate alimentari, produce cibo, lo coltiva molto spesso e se lo procura. Ma questo 93% di donne che vive nel sud del mondo solo nel 3% dei casi possiede la terra. Anche questo è un altro paradosso interessante. Potrei continuare a lungo e non lo faccio perché voglio provare a riportare quel filo qui e ora. E allora qui e ora, lo ha ricordato anche Gianni, si continua a consumare suolo agricolo in maniera impressionante. Con costruzioni, con impermeabilizzazioni, e credo tutti quanti abbiamo ben presenti le immagini tragiche della Liguria, di quel pezzo di parcheggio di cemento che va sulla ferrovia, o di altre immagini di fiumi tombati e quindi di una città come Genova che viene invasa da acqua mortale. E quindi implacabilmente qualcuno ci ricorda cosa significa il consumo continuo di suolo. Qui e ora, mentre si fanno i conti su manovre e pressione fiscale, perché questi sono i conti che siamo costretti a fare ancora, circa 60 miliardi di euro ammonta più o meno a questa cifra il fatturato del falso Made in Italy, quindi sofisticazioni e quant'altro. Ed ancora penso ai pesticidi, penso al biologico. Qui e ora si inaugura un semestre importante con la nostra presidenta in cui potrebbero essere assunte decisioni importanti. Una di queste, per esempio, riguarda gli OGM. Io lo dico con franchezza perché nei giorni scorsi ho anche interloquito con la professoressa Cattaneo, che so che ha una posizione molto diversa dalla mia su questo tema. Io ho letto i suoi articoli, ne ho anche scritto qualcuno, ovviamente non scientificamente così rilevante. Io su una cosa sono d'accordo con lei. Questa non può essere una discussione su cui ci si confronta fra fondamentalismi. Ma per me il tema su questa materia non è un tema da affrontare solo sul piano scientifico, tutt'altro. È la politica che ha, è un tema ed è la politica che ha a che fare con la democrazia. La scienza faccia la scienza e la politica faccia il suo mestiere e si riappropri delle proprie scelte. Lo dico perché il 60% del mercato mondiale delle sementi è in mano a quattro grandi multinazionali, la Monsanto, la DuPont, la Syngenta e la Bayer, ed ha un volume d'affari di circa 15 miliardi di euro l'anno. Queste grandi multinazionali sono le stesse che producono fertilizzanti, che producono pesticidi e così via, quindi il giro ovviamente è un giro assolutamente chiuso. Questo potere, questa dimensione si è costruita negli ultimi 20 anni e si è costruita grazie all'utilizzo dei brevetti. E siccome i brevetti chiedono grandi costi per la registrazione, per le procedure previste normativamente, è evidente che lo fanno solo i grandi gruppi. Però questo passaggio, questi 20 anni, hanno tolto dalle mani degli agricoltori una pratica normale, la conservazione e la riproduzione di semi. E gli hanno tolto un potere straordinario, quello di riprodurre i propri prodotti. Eppure, guardate, il valore della biodiversità è noto anche a questi grandi gruppi, perché addirittura si comincia a fare conti con fenomeni come quello della biopirateria, e ancora una volta potremmo fare conti dei volumi d'affari, potremmo fare conti di tutto ciò che questo sta producendo nel sud del mondo, ma non soltanto, perché in Friuli, come sapete, ci sono state semine illegali che hanno già prodotto dei danni molto consistenti. Ed allora ecco che il tema del cibo ha profondamente a che fare con la sinistra, con le sfide che noi vogliamo mettere in campo, con la possibilità di avere una visione complessiva e una concretezza da agire quotidianamente con le norme, con le scelte, con l'interlocuzione con i soggetti che cibo lo producono. Però questo significa, se il mercato delle sementi è arrivato sin qui, che la politica non ha fatto il proprio mestiere.
in tutti gli organismi in cui avrebbe dovuto farlo. Significa che ci vorrà il coraggio di fare alcune scelte durante il semestre europeo e forse di cominciare ad aprire un ragionamento anche in sede di WTO, quindi visione complessiva e quotidianità, grandi scenari internazionali e dimensione locale. E quindi significa che la politica ha senso che si occupi di biodiversità, di biologico, di uso dell'acqua, di memoria, di tutte queste cose, perché credo che sia una battaglia appunto che ha a che fare con la democrazia. Concludo soltanto su una riflessione, diciamo. Dentro questa terribile crisi che noi stiamo vivendo, l'agricoltura è uno dei settori che continua in qualche modo a tenere, non a guadagnare, perché qui potremmo aprire un'altra pagina sul reddito degli agricoltori e sulla possibilità di continuare a fare questo mestiere o di avere giovani che tornano a fare questo mestiere. Però se vogliamo che questo settore torni ad essere un settore che non solo richiamiamo nei nostri bei discorsi quando facciamo la citazione sul Made in Italy, citazione folcloristica che tutti noi facciamo sempre, il Made in Italy, le belle immagini eccetera eccetera, cioè se vogliamo provare a ragionarne in profondità di tutto questo, bisogna intanto ricordarci sempre che l'agricoltura svolge un ruolo ben diverso da quello della sola produzione di beni alimentari, di tutela del suolo eccetera eccetera eccetera. Ora a me forse viene un po' più facile ricordarmelo perché penso che a tutti voi piacciono moltissimo le immagini dei nostri paesaggi rurali, quelli della mia Toscana, quelli della mia provincia, no? Il grano, le strade bianche, le case rurali, queste immagini, i cipressi, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimi, piacciono ai turisti di tutto il mondo, ci aiutano a veicolare buona parte dei nostri prodotti anche non agricoli, perché quella è l'immagine che proviamo a vendere. Ma quell'immagine lì è un'immagine figlia di tanta fatica, del lavoro dei nostri agricoltori che l'hanno plasmato quel paesaggio. Fra l'altro, proprio grazie a questo, la Val d'Orcia ha avuto il primo riconoscimento UNESCO di paesaggio dell'umanità come territorio. Quindi qualche ragione ci sarà. Quel paesaggio, come vi dicevo, è figlio della fatica, della sapienza, della conoscenza degli agricoltori locali e io credo che tutti quanti noi abbiamo il compito di non comprometterlo. E penso che sia una delle sfide che noi possiamo mettere nell'agenda del progetto che oggi vogliamo far partire da qui. E non soltanto perché c'è Expo e perché vogliamo provare a far sì che Expo sia una cosa seria e profondamente legata. E quando parlo di tutti, parlo della politica, ma non soltanto, parlo del sapere, parlo di chi apprende, parlo di chi si innamora dell'agricoltura. Parlo di chi fa informazione, qui c'è GAD, ci sono altri giornalisti, a me ha molto colpito che un mese e mezzo fa quando l'Aula di Montecitorio ha approvato una mozione sulle api, la Zanzara si sia diciamo dedicata allo sbeffeggiamento di questa mozione, dimenticando che quel piccolo tema ha a che fare con la sopravvivenza di tutti noi, perché quando scompaiono le api, cioè la prima sentinella di un processo che si blocca l'impollinazione e quant'altro, vorremmo evitare di trovarci, come abbiamo visto fare in Cina, ad impollinare a mano gli alberi e quant'altro. Ecco, quindi credo che ci sia un mestiere che dobbiamo provare a ricominciare a fare tutti, altrimenti credo che Expo sarà solo un passaggio e rischia di essere un passaggio che semplicemente lascia una delle immagini che abbiamo visto nel video iniziale. Tanti rifiuti, un po' di territorio da recuperare e poca sostanza e poco futuro costruito. Vi ringrazio.